Bene, adesso il professor Roberto Bartolini ci porta nel mondo dei Lorenzetti, Pietro e Ambrogio, a partire da questa splendida opera dei Carmelitani di Pietro Lorenzetti. Io trovo sempre qualche cosina un pochino meno da addetti ai lavori, con questa particolare dei mantelli che in qualche modo possono ricordare le maglie del Siena. Ecco, sì, le maglie del Siena sono in realtà gli abiti dei Carmelitani, che è un altro ordine mendicante, è un ordine anch'esso che ha delle origini legate all'eremitismo sul Monte Carmelo, in Galilea, e poi si diffonde in Occidente e viene istituzionalizzato come ordine mendicante. Qui a Siena ha uno sviluppo importante, la chiesa di San Niccolò al Carmine, ancora oggi è la chiesa. Infatti questo dipinto era... E quanto rimane a Siena, si conoscono altri pannelli che sono dispersi, e quanto Pietro Lorenzetti viene incaricato di dipingere per l'altar maggiore della chiesa di San Niccolò al Carmine nel 1329, finisce i lavori. Anche in questo caso è un caso parallelo a quello del Beato Agostino Novello. Anche in questo caso il comune interviene, paga sostanzialmente un terzo di questa grande macchina d'altare perché coopera alla riuscita, diciamo, delle iniziative dei vari ordini mendicanti, in questo caso dei carmelitani, per accrescere la loro opera e potenziare il culto dei loro santi. I carmelitani non hanno un santo novello da venerare, però hanno anche loro tutto un loro pantheon, e questo è il profeta Elia, che è colui che, secondo la Bibbia, abitava il Carmelo, che è il luogo di origine di questo ordine, di origine appunto medievale di questo ordine. Quindi è tutto un programma di immagini mirato a celebrare i santi importanti per l'identità dell'ordine carmelitano che il comune appunto finanzia affinché si sviluppi, si potenzi, si radichi nella città, faccia opera appunto importante anche pastorale in qualche modo, di cura delle anime. Ecco, Pietro Lorenzetti qui ormai è al culmine della propria carriera. Pietro Lorenzetti, che è il fratello maggiore di Ambrogio, è già un pittore importante all'inizio del 300, già nel secondo decennio ha commissioni importanti appunto ad Assisi, nella Basilica. Ormai siamo al culmine della sua attività, compiuta nel 1329, e ci mostra appunto tutta l'essenza del suo modo di pensare la pittura in un'opera come questa. E il pittore qui a Siena, un po' tutti, ma quello che forse più si è confrontato con Giotto, del resto anche tutto il modo di concepire illusionisticamente, no? In senso tridimensionale, spaziale, le storiette che si vedono lì in basso, ce lo dice, la pienezza corporea, no? La presenza fisica di queste figure, dei santi, Elia, il profeta Elia e San Niccolò a destra della Madonna, la Madonna stessa, no? Che ha questa imponenza monumentale, però tutto è rivissuto con una grazia, una leggiadria, una sottigliezza, una pastosità del colore, una variazione continua del colore con questi toni un po' particolari, quel viola tutto variato, oppure un altro viola un po' più chiaro, no? Con questi colori molto forti, squillanti, timbrici, che sono un po' la sigla del modo che ha Pietro Lorenzetti di reinterpretare in un modo tutto suo, poi una carica espressiva più forte, no? Con gli angeli, con questi volti tutti così affilati, e il bambino che si muove, no? Che si divincola, una cifra tutta particolare di questo grande pittore che in questo momento cerca una visione super monumentale proprio delle figurazioni.